Sotto il segno di Dos Santos riparte la corsa verso i playoff del Francavilla. Il successo per 2-0 su Isernia certifica i passi in avanti sotto tanti aspetti, primo tra tutti quello offensivo. 4-2-3-1 per mister Rachini, che butta nella mischia Mancini, Montagnoli e Palumbo a supporto dell'ariete brasiliano. Dall'altra parte l'Isernia, che balla nelle zone calde della classifica, si oppone con un 3-5-2 che nemmeno sfigura nei primi minuti sotto la direzione di gara di guida di Torre Annunziata. Il Francavilla, quando accelera, è dilagante, in special modo con le verticalizzazioni improvvise di Capitan Palumbo. Montagnoli entra in area e va giù, il fischietto campano provvede ad estrarre un giallo per simulazione e siamo solo al quinto minuto. Decimo, Cosmo Palumbo si mette in proprio, ma il sinistro non crea problemi agli avversari. È di tutt'altra idea Matheus Dos Santos, che oggi anticipa Babbo Natale per regalare gioia ai suoi nuovi tifosi. Palumbo illumina, il numero 33 deve solo fare quello che meglio gli riesce. 1-0 Villa, precisamente al 17esimo, si sblocca l'inerzia della sfida. La formazione di mister Silva non sta a guardare, almeno nella prima frazione. Lenoci strappa il pallone a Milizia e lo mette al centro. Nazzari è bravo a rimediare. Passano 60 secondi e Petitti riceve in profondità da Fazio, ma l'uscita di Spataro è perfetta. La sensazione è che quando il Villa si mette a spingere, i pericoli sono dietro l'angolo. Alessandro Di Renzo con precisione va da Montagnoli, suggerimento al bacio e Dos Santos fa dos. 2 in 3 partite per l'attaccante arrivato dall'Avezzano, che finalizza il gioco profuso dai suoi compagni. Dopo il tè caldo negli spogliatoi, poco o nulla da segnalare. Al decimo si fa male Palumbo, gioco fermo per un paio di minuti e capitano sostituito da Dipinto. Un'occasione nasce direttamente dai piedi di Spataro, rilancio per Dos Santos che va da solo, il sinistro si spegne a lato. Rischiano di combinare un pasticcio Lenoci e Tano, ma gli ospiti nella circostanza si salvano. Non dal punteggio finale però, che dice Francavilla 2, Isernia 0. I pentri continuano a soffrire in fase realizzativa, record peggiore nel girone F con 10 centri in 18 apparizioni. Per i giallorossi 3 punti che mancavano dal 28 ottobre e classifica che torna a sorridere. Ai nostri microfoni il direttore sportivo Paolo D'Ercole e l'attaccante Matheus Dos Santos. Sì, assolutamente era necessaria la vittoria, ma abbiamo soltanto fatto quello che abbiamo fatto anche in queste ultime 8 partite, ossia giocare anche meglio dell'avversario. Altre volte ci è andata male e oggi ci è andata benissimo. Ma io non penso che servisse qualcosa, serviva soltanto avere più convinzione dei propri mezzi. Oggi l'abbiamo dimostrato, non eravamo dei brocchi prima. E dopo queste 8 partite non siamo diventati neanche dei fenomeni. Abbiamo una squadra forte che può lottare per qualsiasi obiettivo. L'obiettivo iniziale sappiamo tutti che era quello di fare meglio dell'anno scorso, spendendo molto meno. Noi continuiamo con questo obiettivo, il nostro obiettivo è fare almeno i playoff, ce la vogliamo giocare, il nostro obiettivo sono i playoff e ci crediamo fino alla fine, perché i ragazzi ci credono e ci potranno dare queste soddisfazioni. Se ci riusciremo bene, se non ci riusciremo qualcun altro valuterà il nostro lavoro. Sì, quanta fortuna giocare con le Isernia, spero di rigiocare al ritorno. Come ti stai trovando nel Francavilla dopo questo cambio di maglia? No, mi sto trovando bene, un bel gruppo, mi hanno accolto come un fratello, la società non serve che lo dico io, comunque i compagni mi hanno accolto come un fratello, sto bene e spero di poter dare tanto per questa maglia.